Rieccoci, Danilo, dicevamo del nuovo CD, la nuova compilation appena pubblicata, che hai avuto modo di ascoltare qualcosa, come diciamo Luca Carboni, poi hanno ripescato e poi delle chicche particolari, dei brani in spagnolo e dei brani diciamo inediti con registrazioni amatoriali. Certo. Registrazioni amatoriali come per esempio In Italia si sta male o Nota a farfalla, non so se hanno inserito anche quella, che c'era anche una versione molto... No, quella non c'è. Quella non c'è, ci esiste anche quella. Diciamo, sì, ho avuto modo di vedere i titoli più che altro, più che ascoltarle, perché non ho il CD, non possiedo il CD, è uscito postumo. E ho soltanto visto gli artisti che cantano queste canzoni e è una cosa bella, insomma. Certo, ricordare Rino è sempre una cosa bella. Io sono dell'idea che tutto, diciamo, fa brodo, anche ascoltandolo nella pubblicità della banca. Tu adesso ti incazzi. Perché? Certo, perché come si dice? Una banca che fa una pubblicità e mette come musica di sottofondo "Ma il cielo è sempre più blu", quando le parole di "Ma il cielo è sempre più blu" parlano comunque di persone che non ce la fanno, persone che arrancano nella vita, chi vive in baracca, chi suda il salario, e sono in un certo modo sono le stesse banche che sono, per me almeno, per come la penso io, degli evasori legalizzati, le banche. Perciò non si può utilizzare una banca, non si può utilizzare Rino Gaetano utilizzando una canzone come "Ma il cielo è sempre più blu", che si occupa comunque di sociale, di persone che stanno ai margini della società, persone dimenticate dalla società. E c'è un'altra pubblicità pure che ha usato una canzone di tuo zio, mi dicevi? Sì, Berta Filava, mi sembra, per fare una reclame di una macchina della Fiat, sì. Pure quella, sì, ti ha dato anche in quel senso, sì, perché Berta Filava, è il discorso di Berta Filava è tutto politico. Il discorso di Berta Filava, essendo politico, si associa poco malamente a una pubblicità della banca. Lì non è Berta che fila, ma Berta che fila se la fa con persone. Berta è un politico. Berta è uno che fa un compromesso, insomma, per dirla chiaro. Berta è Moro, è Aldo Moro. Proprio sulla canzone, chi si vuole informare così, insomma. Sulla canzone di Berta mi fa venire in mente Mautone. Ah, Mautone. Mautone, sì. Sai, sì. Chi è, no? Sì, ho saputo, insomma, dell'esistenza di questo libro, La tragica scomparsa di un eroe. Infatti io, quando me l'hanno postato su Facebook e mi hanno mandato la pubblicità di questo libro, La tragica scomparsa di un eroe, io ho risposto a questo post dicendo: ma chi è? Pietro Micca? Perché per me gli eroi sono quelli, insomma. Rino Gaetano era una persona intelligente e sensibile, però paragonarlo all'eroe mi sembra eccessivo. Però il libro inquadra tuo zio come appartenente o vicino alla massoneria? Vogliamo anche chiarire questa cosa? Tu ridi? A me mi fa ridere, oltre che farmi venire un'overdose tremenda, perché ho letto alcune pagine di questo libro e lui si fissa proprio questo scrittore, che io posso stimarlo, se mi fa piacere che ami mio zio. Sì, infatti. Però lui lo definisce geniale, sì, grande. Benissimo, va pure bene, mi piace, insomma. Io sono contento che a Mautone gli piaccia Rino Gaetano, ma se lui parla in ogni pagina di massoneria, questo io non l'accetto. Non può dire Rino Gaetano in ingresso libero entra nella massoneria, perché non è vero. Ingresso libero significa l'ingresso nella musica come artista libero, quello che era Rino Gaetano a livello mentale, a livello divulgativo. Certo, pare che adesso farà un secondo libro per smentire il primo. Certo, dovrà smentirlo tutto. Già su Facebook ha smentito l'essere massone, ha detto vicino. Ah, vicino alla massoneria, sì. Non è più massone, è Sassolino. Non è più. Insieme a noi, insieme a Danilo, abbiamo il batterista della Kathmandu Band, Giovanni Olivadese.
Giovanni, tu sei timido, non volevi parlare, ma io ti costringo. E il 29 c'è stata questa bella serata, avete avuto un bellissimo successo. Vuoi ringraziare qualcuno? Vuoi parlare un attimino di questa serata? Il successo lo rivolgo soprattutto a quelli che ci hanno aiutati in questo, chiamiamolo, festa ricordo in onore di Rino. Alla Proloco, il comune, e Claudio Molè in particolare e Antonio Piscitelli, che ha dato una vera mano in modo che si evolvesse questa manifestazione, questa festa più che manifestazione. E sì, siamo riusciti con poco e con l'aiuto dei commercianti, degli sponsor che hanno contribuito a in modo che si facesse questo festival, chiamavano festival, festa, il compleanno di Rino. E noi ne avevamo parlato quest'estate con la band di questo progetto, sperando che poi si poteva riuscire, e piano piano ci siamo riusciti con la volontà di tutti quanti, anche i cittadini cotonesi in particolare. Puoi ricordare i nomi dei ragazzi della tua band, diciamo? Sì, alla chitarra elettrica Antonio Leto, poi c'è Floriano Cardaci alle tastiere, Giancarlo Muscò voce, Marcello Corigliano basso e io alla batteria. Insieme a voi e a Danilo, che ha avuto un ottimo successo in quella serata, c'era anche Pompilio Turturro. Sì, che ha esibito 4 brani suoi. Pompilio, sappiamo, è uno che ha scritto testi per i Nomadi e collabora ancora per i Nomadi in collaborazione col tastierista Beppe, si chiama, se non sbaglio. E in più, in questa festa abbiamo avuto l'onore, non più che aiutato, di avere Danilo ospite in questa Buon Compleanno Rino. Era di dovere mettere una persona che si avvicinava molto a Rino, essendo il compleanno di Rino, e ci ha fatto piacere collaborare con lui, anche se abbiamo avuto una bella risposta dal pubblico. Ci aspettavamo di meno, ma la cosa si è evoluta e è andata abbastanza bene. E Danilo, la sera dopo finale, quando c'era la canzone Ma il cielo è sempre più blu, che ha chiuso la serata, sì, sono saliti tutti sul pubblico. Ricordo che tu hai chiamato Pompilio sul pubblico, sul palco, sono saliti tutti sul palco, non sul pubblico, certo. Hai chiamato Pompilio. Che impressione, lo conoscevi? Che impressione ti ha fatto? No, l'avevo conosciuto, me ne avevano parlato loro della Kathmandu, ma ancora non l'avevo ascoltato. Insomma, fa dei testi, insomma, di sociali, di rottura, insomma, di protesta, bravo, insomma, come autore. Oltre alla serata del 29, il 31, quindi ieri sera, perché certo, Stiamo registrando il primo novembre, hai fatto un concertino, una performance a un bar, sì, un locale, Aleph. Sì. All'Alef Pub qui a Crotone. So che è stato un grande successo, perché dobbiamo dirlo, oltre a cantare le canzoni di tuo zio, tu hai una tua produzione pure. Sì, diciamo, io ho composto delle canzoni, ma mai, purtroppo, mai incise, depositata alla SIA e tutto. Sì, anch'io mi occupo, insomma, io sono autore di testi letterari e iniziai una ventina di anni fa iscrivendomi alla SIA come autore e poi ampliai, diciamo, l'iscrizione come musicista. Dal momento che non si pagava più l'iscrizione l'ho potuto fare. Ma com'è andata la serata? Ma molto bene, il locale era pieno, molto, la gente era coinvolta, ha cantato con noi, ci hanno chiesto molti bis. Poi alla fine serata ho fatto anche io una piccola performance vicino ai banconi, suonando l'ukulele e cantando dei brani miei. Bene, sono in questo momento quasi le 15, le 14.58, tu alle 16 hai il check-in all'aeroporto di Crotone per rientrare a casa, Roma, diciamo, alla tua Roma. Volevo concludere questa intervista insieme a Giovanni qui vicino a me con quello che hai detto il 29 sul palco in Piazza della Resistenza riguardo alla famosa frase di tuo zio a un concerto nel 78 su Crotone. Siccome non tutta Crotone era lì in piazza, vogliamo rispiegare per l'ennesima volta questa situazione che ha tenuto Rino lontano da alcuni ambienti di Crotone per un po' di tempo. Certo, perché Rino comunque dopo quell'esperienza del 78 era amareggiato della reazione del pubblico a quella frase che diceva, la frase era questa: io mi sento artisticamente più romano che calabrese. La gente ha frainteso e alcuni addirittura gli hanno tirato degli ortaggi, ho saputo, non so se è vero, se è vero veramente, se è la verità questa cosa.
però ho voluto un po' smorzare questa polemica, perché io quando le prime volte che venni a Crotone c'era una persona che me lo disse proprio in maniera accaldata: ah, tuo zio ha detto questa cosa, come si è permesso? E io mi sono sentito un po' in imbarazzo quella volta, e queste, ultimamente l'ho risentita questa frase, che di questo accadimento, insomma di questa polemica che c'era stata in 78, e ho voluto smorzare un po' le polemiche dicendo che Rino Gaetano era rimasto molto amareggiato di questa esperienza, di questo fatto, e veniva a Crotone ugualmente, perché comunque amava Crotone, però da certo, come dici tu, stava lontano da certi ambienti. Speriamo insomma di esserci riuscito a placare un po' questi animi ancora così irascibili, diciamo. Sì, d'altra parte un bambino che va via da Crotone a 9-10 anni, oltre che artisticamente, credo che anche come cultura sia più romano che calabrese, non c'era nulla di cui offendersi, insomma. Certo, lui non Bene. Ha detto niente di strano, insomma, ha detto la verità, ha detto: io mi sento artisticamente più romano che calabrese, ma non è che non sono calabrese, non sono crotonese. Certo, ed è chiarissimo. Danilo, ti lasciamo. Impegni futuri già programmati? C'è qualcosina? Futuri, il 29 abbiamo parlato con un assessore, forse per la notte di San Lorenzo forse si farà un festival sulla spiaggia con la Kathmandu, con la mia partecipazione e anche altre cose belle. Speriamo, insomma. Quindi ti rivedremo qui a Crotone, anche perché ci fa sicuramente piacere. Certo, speriamo presto. Grazie a Danilo, grazie a Giovanni che ci ha supportato, e appuntamento alla prossima. Grazie.